a prescindere di come si chiamasse, poteva essere anche un'altra persona, ma per me rimane la persona che è un angelo sulla terra. L'ho conosciuto e quindi per me è il mio fratellone. E quindi oggi ho perso un fratellone. E ogni volta dietro le quinte io lo vedevo, tutti lo fermavano, tutti che lo volevano veramente bene, veramente, perché si faceva male. Una persona che sempre diceva sì. Per me è stata la persona che mi ha dato l'opportunità di vivere per la seconda volta. E quindi, a prescindere di come si chiamasse, poteva essere anche un'altra persona, ma per me rimane la persona che è un angelo sulla terra. L'ho conosciuto e quindi per me è il mio fratellone. E quindi oggi ho perso un fratellone. Sospettavamo che era una persona nota sin dall'inizio, perché ho fatto il trapianto di domenica, e di domenica è difficile che fanno i trapianti, prima di tutto. Secondo, dopo una settimana che fece il trapianto, in TV venne detto dal programma Per tutta la vita, che era condotto da appunto Romina Power e Fabrizio Frizzi, Romina disse: vedete questo uomo ha donato il suo midollo, come l'ha fatto lui lo dovete fare anche voi. Nel frattempo, in questi anni ci siamo sempre corrisposti. Nel 2006, quindi a distanza poi di 3 anni dalla prima lettera, per puro caso ho scoperto che era a Verona, e allora io scrissi tutta una lettera specifica con tutto quello che era vietato. Quindi ho messo dentro foto, ho messo dentro di tutto. Le lasciamo allo stadio a qualcuno, perché sapevo che lui presentava la partita del cuore quella sera lì. Tutte le casse, tutte a dirmi no, io non mi prendo la responsabilità. Finché arrivo in curva sud e il cassiere mi fa: no, io non mi prendo la responsabilità, ma la cosa che posso fare per te è darti la divisa da fotografo, entri in campo direttamente. Ci pensi tu. Entro in campo, mi arrivò una persona distinta e mi disse: Valeria, io la cosa gliela consegno io la lettera. La partita è stata più forte di me, ho detto: io devo conoscerlo adesso di persona. Mi hanno fatto entrare e poi, perché lui stava salutando tutte le persone disabili con problemi gravi, io sono stata l'ultima persona e gli ho detto: piacere, sono Valeria. E lui ha capito subito e mi ha detto: la vedi questa lettera? Questa lettera avevo capito subito che l'avevi scritta tu. È stata l'emozione più grande della mia vita. La seconda volta che mi sono riammalata, lui è stata una delle prime persone a venirmi a trovare. Ha fatto di tutto, nonostante che avesse programmi, avesse tutto, ha mollato tutto. E mi è venuto a trovare con tutti i suoi problemi, con tutti i suoi impegni. Io mi ero riammalata proprio per il troppo stress che ho avuto al lavoro. È come quando ero piccola, per quando parlano in TV il bullismo. Ecco perché lui era arrabbiato con me quando mi venne a trovare e fa: tu non devi essere così, tu devi farti scivolare queste cose. E ogni volta dietro le quinte io lo vedevo, tutti lo fermavano, tutti che lo volevano veramente bene. Veramente, perché si faceva male. Una persona che sempre diceva sì.